Si prosegue per Larino, un paese ricco di memorie storiche e di antichità. La basilica, l'antiquarium, la biblioteca, il lapidario. La Basilica di San Pardo, inaugurata nel 1319, ha un notevolissimo e raffinatissimo portale ed un rosone in stile gotico pugliese che presenta una felice anomalia. Conta difatti 13 raggi a simboleggiare i 12 apostoli e Cristo. Agnone è il paese dei confetti, delle campane e dei ramai, patria antica e contemporanea di squisiti artigiani orafi. Con una bislunga campana dell'anno 1000, un filone dell'archeologia sopravvive ad Agnone. Sorprendentemente, la campana non era chiusa in un museo, ma fa bella mostra di sé al centro di una piccola fonderia della stessa età, 10 secoli. Qui tutto è autentico. I proprietari di oggi e gran parte degli operai che si tramandano il particolare e trepidante lavoro sono i diretti discendenti degli antichi artigiani di allora. L'ultima nata di importanza storica è la campana dei quattro papi, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Da qualche settimana essa suona a Wadowice, in Polonia, portata laggiù dallo stesso Papa Wojtyła ai primi di giugno.